ECMA 2015, parliamo oggi dallo stand SIM con Romano Pisi, direttore commerciale marketing di SIM Italia. Se può introdurre quelle che sono le novità della gamma dello scooterista asiatico per il 2016. La prima cosa da dire sul 2016 è quest'anno è l'anno del lancio del nuovo logo SIM. SIM si è voluta rinnovare già partendo dal logo, dai colori che ormai diciamo erano un po' datati, quindi da quest'anno SIM presenta prima di tutto il nuovo logo, poi si va ovviamente sul prodotto. La prima proposta che SIM quest'anno ci fa per il 2016 è lo scooter alle mie spalle. Siamo ancora a livello prototipale, ma risponde ad alcune indagini di mercato fatte negli ultimi 2 anni in Italia su quello che deve essere il maxi scooter del prossimo futuro. Abbiamo preso spunto da molti prodotti della concorrenza che hanno un po' cambiato l'idea del maxi scooter. Prima era un cruiser, adesso è uno sportivo compatto. Quindi la SIM ha sviluppato la propria versione. Il Maxim, qui presentato come 500, probabilmente per il mercato italiano sarà più un 400 per motivi assicurativi. Questa è la linea che dovrebbe essere disponibile, diciamo, a fine 2016, inizio 2017. Quindi siamo ancora in fase prototipale. L'altra proposta che abbiamo per quest'anno è un restyling ormai di un nostro cavallo di battaglia nella categoria 200, il Joyride, che è stato ristilizzato nel frontale riprendendo il family feeling di quelli che sono ormai tutti i nostri veicoli, doppio faro separato con sopracciglio LED. Quindi è stato aggiornato con queste estetiche, con nuovi colori. Terzo prodotto in stand è la moto LSB250, che purtroppo, ahimè, non è ancora omologata per il mercato europeo, in quanto c'è ancora un po' di incertezza sul fatto che ci sia o meno questa categoria di prodotto su fascia di prezzo medio-alto, perché è un prodotto che dovrebbe attestarsi sui 4.800 euro. Prodotto di produzione taiwanese, stile retro, componentistica di altissima qualità, equipaggiato di ABS Euro 4. Quindi siamo ancora incerti, più noi che casa madre. Dobbiamo prima verificare se il mercato accetta un prodotto nella fascia prezzo sui 5.000 euro che non abbia un nome, diciamo, eclatante. Ultima cosa, tutta la gamma colori rinnovata della nostra linea di prodotto standard, quindi in ruota alta, Symphony ST HD, il Joymax 300, oggi proposto in versione sport e con colori, specialmente la versione bianca e rossa, un po' sportiveggianti, per attirare anche un cliente magari più giovanile su quella tipologia di prodotto. Okay. Direi che è tutto.